la Polizia di Stato ha presentato in Piazza Maggiore la quinta edizione di Una vita da social. L'iniziativa ha l'obiettivo di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso della parola. Gli studenti, attraverso il diario di bordo e l'hashtag Una parola e un bacio, potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo. Questa è una delle 47 tappe di un track che gira l'Italia per sensibilizzare, per informare i ragazzi più giovani e gli adolescenti sui possibili rischi nei quali incorrono nell'utilizzo spregiudicato dei mezzi evoluti di comunicazione. Cerchiamo di offrire loro le indicazioni, suggerimenti per navigare sicuri. È un progetto nazionale, questa è una delle tappe, credo che martedì prossimo, il 10, il track sarà a Ferrara, gira l'intera Italia e l'obiettivo è quello di, come dire, fare polizia di prevenzione, cioè andare a intercettare i rischi, i disagi nei quali possono incorrere i ragazzi. Perché ormai è accertato che il web è il luogo, o meglio il non luogo, di ritrovo per i più giovani e lì si sviluppano tutti i comportamenti relazionali dei giovani, quelli naturalmente sani perché internet è un acceleratore potentissimo, ma ovviamente anche i comportamenti negativi deteriori. I rischi in realtà riguardano tutti i ragazzi nel momento in cui cominciano a utilizzare i social. È trasversale il rischio per classi sociali, per tipo di formazione, per abitudini e comportamenti. E tutti possono incorrere, naturalmente poi con l'età adulta diventa un po' meno rischioso. Noi cerchiamo di intervenire sui più giovani, cioè la fascia d'età che va dai 12 ai 15-16 anni, perché riteniamo che sono quelli sui quali possiamo avere un appeal maggiore. Da genitore, oltre che da poliziotto, mi sento di dire che i giovani devono avere la prontezza, il coraggio a volte, perché mi rendo conto che il rapporto genitore-figli è sempre complesso, di informare immediatamente i loro genitori di qualsiasi disagio, pericolo, difficoltà in cui possono pensare di incorrere. Se non riescono a parlare con i genitori, si rivolgono ai loro educatori, ai loro professori, ai docenti, perché anche loro possono in qualche modo aiutarli. Parallelamente all'iniziativa di sensibilizzazione, gli artificieri e il reparto cinofila della Polizia di Stato hanno dato una dimostrazione pratica del loro lavoro, perquisendo una macchina in cerca di esplosivi e droga. Sia della droga per la droga che dell'esplosivo per l'esplosivo. Ragazzi, vi spostate un po' dalla macchina, grazie. Signori, via dalla macchina. Grazie. Io se potessi però c'è la merda. C'è la droga, però. Gliel'hai già spiegato, vabbè. Cane antidroga, pallina, premio. Cani antiesplosivo, mangiano. Allora, cane segnala, gratta. Esercizio semplicissimo questo, magari fosse sempre così, non è mai così. Cocaina, quindi un odore abbastanza forte. Non tanto. No, non tanto. Hashish e marijuana, certo. È come un parco, è un luna park per i cani. Lo sento. Vedete, per quanto riguarda cocaina, eroina, cocaina forse nella gamma odorosa è quella un attimino più bassa. Le nuove droghe forse ancora peggio, tipo shabu eccetera, che sono cristalli e lì diventa molto più difficile. È una droga che sta iniziando a entrare
livello nazionale ed è molto pericoloso.